Un conto alla rovescia che sta per esaurirsi sabato, una grande giornata che resterà nella storia dello sport irpino e campano. Beh, quest'ansia sta per finire perché quando siamo operativi viene meno anche l'ansia. È importante aver coinvolto la Basilica di Montevecchia perché è un posto caratteristico alle porte di Avellino. Ciononostante, bisogna sottolineare il fatto che ben tre o quattro impianti della provincia di Avellino sono stati ristrutturati e che rimarranno alla città. Speriamo che sia viatico di costruire altri impianti, di potenziare la nostra attività. Vedremo all'opera sabato pomeriggio i datofori, che sono persone eccezionali. Mi dispiace di non aver potuto coinvolgere anche altri atleti che forse avrebbero meritato di portare la fiaccola, però il cerimoniale è questo e abbiamo dovuto rispettarlo. Grazie a voi della stampa che ci state dando una mano, perché attraverso la stampa e anche l'implementazione delle attività sportive. E si spera che, come quest'anno, che ci è andata bene per quanto riguarda molti sodalizi sportivi, anche l'anno prossimo potremo festeggiare grandissimi risultati sia negli sport individuali che di squadra. Sul percorso della Torcia ci saranno anche delle manifestazioni sportive organizzate dal CONI, sarà l'occasione di promozione anche per gli sportivi irpini. Beh, non è praticamente c'è un piccolo villaggio così alla buona per accogliere soprattutto i tedopoli. Verranno lì, sono state invitate alcune società sportive che si esibiranno per quell'oretta che impegnata per il passaggio della fiaccola dei datofori irpini, casomai per applaudire un numero maggiore di presenze questi datofori. Non è proprio un villaggio sportivo, noi comunque saremo impegnati nel periodo della manifestazione ad organizzare delle attività, perché è importante far vedere, così come lo è quotidianamente, una provincia viva sotto l'aspetto sportivo, culturale, economico ed associativo. Sport Days, l'università della dimostrazione che lo sport può essere importante anche per rivalutare, rivitalizzare strutture che magari sono un po' all'abbandono, invece queste manifestazioni le rendono di nuovo vive con una nuova linfa. Beh, io allargherei il discorso di rivitalizzare un po' la gente, perché si deve finire in questa provincia di aspettare che ci vengano proposte e propinate le cose dall'alto. Noi dobbiamo essere attivi, la gente irpina lo è stato dai tempi di De Sanctis e ancora prima. Ricordiamo che gli irpini facciano parte dei sanniti che sono stati gli unici a dare una bella sconfitta ai romani. Per cui credo, così come molti irpini dimostrano a livello nazionale di essere all'avanguardia, un esempio di questi giorni è il governatore della Banca Europea Draghi, significa che in Irpinia ci sono delle persone adeguate. Quello che bisogna stabilire in questa provincia una volta per tutte è la quotidianità. Non bisogna aspettare eventi come le università o altro per dare una scossa a tutto l'ambiente.